La pace del Signore sia con tutti noi. Buongiorno e buon mercoledì a tutti quanti. Volevo far notare che ho cambiato il profilo per motivo che Facebook me l'ha bloccato perché ho mandato molti video e ho mandato questi video con il telefonino nuovo. E non mi ha riconosciuto pensando che fosse un'altra persona che ha deviato il mio profilo e approfittandosi. Purtroppo loro hanno ragione. Ma nel medesimo tempo vi faccio notare il profilo è questo qua. Troverete questa immagine mia cambiata per informazione. C'è scritto nella foto, c'è scritto I Love. E qui c'è una fotografia di preghiera. Angelo Piccone, Pray. Gesù, la luce del mondo.it. Padre Santo, a te affido la mia famiglia. E la mia stessa vita fai tu ciò che ritieni opportuno e giusto per consacrarmi a te, Padre. Dio d'amore. E nel nome del tuo figliolo, Gesù Cristo, ti chiedo di perdonarmi il doppio spirito e di donarmi il doppio spirito che hai. Signore, se ogni cosa io agito secondo il giusto che il Signore ci mette davanti per aiutare il popolo di Dio, a volte i sistemi sono così stretti che riconoscono subito che sia un phishing, dicono loro. Ok, tra parentesi, ci vogliamo mettere in preghiera anche oggi, Dio volendo, potremo anche fare il giusto che ci appartiene. Lo scrivo anche qui. Miei cari nella grazia. Per motivi il vecchio profilo. Loro hanno agito bene, ci proteggono. Comunque, nell'attesa che me lo ridanno, datemi amicizia.
en puesto profilo nuevo. Gloria al Señor. Bene. Se vi sentite, chiudete gli occhi, soprattutto perché non siete distorti da ogni rumore, da ogni difficoltà esterna. E preghiamo. Padre Santo, ti vogliamo mettere davanti tutti i nostri problemi. Tu sai quante ne sono e cosa abbiamo. E ogni cosa lo vogliamo mettere qui ai piedi del tuo figliolo, qui stamattina, Signore, come un pacchetto di profumo soave per te. Siamo certi che all'istante arriverà a te davanti alla tua presenza, Signore. Alleluia. Grazie ancora che ci proteggi e ci fai proteggere. Benedici ancora i nostri amministratori. Aiutali e sostieni. Fai che siano sempre più accorti e che possano fare sempre il suo dovere. Ti ringraziamo, Padre, ancora per tutto il popolo di Dio che possa adoperarsi per il bene dell'umanità e della tua famiglia e del tuo popolo, che è diventata anche la mia famiglia, la nostra famiglia, noi che apparteniamo a te attraverso Gesù. Grazie, Padre. Benedici ancora mia moglie, miei figli, Signore, mia nuora, mia genera, mia nipotina, i miei consuoci, anche gli amici, anche i nemici, Signore, se ne abbia ancora qualcuno, fai che possano diventare i migliori amici esistenti al mondo. Grazie, Padre. Più che altro, Signore, sono così felice, contento di ciò che tu fai per me e per i miei simili. Grazie, Padre. Ancora benedici la giornata lavorativa che oggi lavorerò. Signore, benedici tutto il mondo intero. Soprattutto metti pace nelle guerriglie che ci sono nel mondo. Fai che possano calmarsi e rispettare la pace nel mondo. Grazie, Padre. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Mia cara nella grazia, vi saluto. A presto. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Vi abbraccio come faccio sempre. Un saluto e un bacio. Che Dio ci benedica. Amen.